Eccolo. Buonasera a voi, buonasera, grazie per l'invito. Grazie a lei, abbiamo da chiedere delle cose fondamentali, siamo tutti molto preoccupati, ma prima di parlare del CONI, insomma, questo anno sta finendo male come iniziato, fra le altre cose la scomparsa di Maradona e di Paolo Rossi. Io ho trovato delle foto di lei che gioca con Maradona, però, no, per arrivare a parlare con un sorriso di Maradona, e c'è una foto in cui... Quello è lei. Maradona veniva il lunedì mattina all'Acqua Cetosa, all'Istituto di Medicina del CONI, dal grande di scienze motorie del grande professor Antonio Dal Monte, perché si sottoponeva a delle durissime sedute di ulteriore allenamento, perché aveva questi quadricipiti, Antonio l'ha curato, e lui più di una volta ha espresso la volontà e il desiderio all'ora di pranzo di fare un calcetto. Vedi, all'epoca si giocava sulla terra battuta, si giocava con le scarpe Superga e non sull'erba sintetica come adesso. E l'ha fatto più di una volta. Sì, ma questa foto lei ha dell'incredibile a raccontarlo. Lei così alto, vabbè, questo ragazzo alto con la barba, lei qui sembra lei che sta dribblando Maradona, no? Questa è la foto che tanto non sapremo mai come è andata a finire questo scambio, ma io fossi in lei mi vanterei per tutta la vita. Tra l'altro al numero 10 anche sulla maglia, come se non bastasse. Chiedo scusa, giuro che se tornassi indietro non lo rifarei più. Va bene. Senta, tra l'altro, approfittando della sua presenza, io volevo fare le congratulazioni a Sofia Goggia, Federica Brignone, insomma, le nostre ragazze dello sci. Davvero complimenti per i risultati di questi giorni. Dicevo anche di Paolo Rossi. Anche questa è una scomparsa inattesa, è stato proposto di intitolargli il titolo di capocannoniere della Serie A, lei sarebbe d'accordo? Le farebbe piacere? Sì, sinceramente è un'idea che è partita anche dal sottoscritto e credo che sia una di quelle intitolazioni che appunto durano per l'eternità, sarebbe una bella cosa, patrimonio nazionale anche come emblema di quello che ha vinto, forse anche con una squadra non così acclamata a suo tempo. E è stato un anno dove abbiamo perso tantissimi sportivi sia a livello nazionale che internazionale, fa parte forse di questa tra virgolette maledizione del 2020 che anche sportivamente non vediamo l'ora di metterci alle spalle. Mi permetto di dire grande Sofia Goggia, grande Federica Brignone, ma è tutto un weekend strepitoso sulle piste e sul ghiaccio, Fischnaller nello slittino, Dorothea Wier che ha fatto il risultato e abbiamo Checco Pellegrino ha vinto la Coppa di Coppa del Mondo, si è ripetuto, abbiamo tutta una serie di frecce, di archi molto importanti, teniamo presente che a febbraio avremo il Mondiale di Alpino a Cortina, ma soprattutto noi in 14 mesi abbiamo due Olimpiadi, una a luglio a Tokyo e l'altra a febbraio dell'invernale a Pechino, questo lascia molto ben sperare. E a proposito di Olimpiadi, insomma, il tema che vorremmo con lei affrontare riguarda proprio le Olimpiadi, il CONI in realtà, perché tento un brevissimo riassunto, partendo dall'anno scorso, agosto 2019, c'è una legge promossa allora da Giancarlo Giorgetti sulla riforma del sistema sportivo italiano, che ha previsto una, lei mi corregga se sbaglio, una riorganizzazione del CONI, che in qualche modo però è andata a ledere l'autonomia del CONI. Se ho ben capito, dal 15 dicembre la rappresentanza legale non è più del CONI, ma dello Stato, del Governo. Tutto questo ha delle conseguenze pratiche. Poi adesso il ministro Spadafora ha cercato di porre rimedio, ma in realtà manca il punto centrale nel porre rimedio, cioè sono state risolte alcune questioni, ma non quella più importante che riguarda per l'appunto l'autonomia del CONI, e questo ha delle ripercussioni pratiche anche rispetto alle Olimpiadi, perché se così rimanesse, cioè se il CONI non fosse considerato autonomo dal Comitato Internazionale Olimpico, l'Italia non potrebbe presentarsi alle Olimpiadi né con la bandiera né con l'inno nazionale, è così? Sì, devo fare qualche precisazione. In realtà tutta questa vicenda, quantomeno normativamente, comincia alla fine del 2018 nell'ambito della finanziaria, della legge di bilancio. Poi nell'agosto 2019, appunto, il governo precedente ha ottenuto la legge delega, è passato un anno e mezzo. Devo dire con grande franchezza, questo governo e il ministro Spadafora si sono impegnati moltissimo per cercare di trovare una soluzione. Il testo unico non è passato, hanno dovuto spacchettarlo, non c'era la quadra politica.
litigi all'interno della maggioranza, chi la vedeva in modo, chi in un altro. Adesso sono passati 5 decreti, ma quello che riguarda l'autonomia del Comitato Olimpico, che vorrei ricordare è un ente pubblico, quindi qui è solo un discorso di Stato contro Stato. Solamente che, dottor Fazio, le voglio dire una cosa. Noi siamo assolutamente illegittimi nell'ordinamento internazionale. Nel frattempo il CIO, il 24 di giugno, passaggio non da poco, va ricordato, ci ha dato una fiducia enorme, pensando che noi rispettassimo le parole e gli impegni, cosa che non abbiamo fatto, perché abbiamo vinto le Olimpiadi contro Stoccolma. Sì, è vinto nel senso che si faranno le Olimpiadi Milano-Cortina. Sì, esatto. Garantendo che questa soluzione si sarebbe trovata. Oggi, proprio recentemente, nelle ultime ore, peraltro, hanno accertato che la famosa società è stata riconosciuta come una società in-house dalla Presidenza del Consiglio, fatto assolutamente anche questo legittimo, ma è praticamente la prova definitiva che noi non possiamo assolutamente avere né un rapporto né al tempo stesso ci viene consentito dall'ordinamento internazionale. L'autonomia del Comitato Olimpico, qualunque esso sia, dal paese africano al paese degli Stati Uniti d'America, è sancita proprio dalla Carta Olimpica, articolo 27. Io le dico, sono molto molto preoccupato, tutti sanno benissimo la situazione qual è, ci sono degli impegni che sono stati presi, siamo arrivati probabilmente, sa quando uno sta in riserva, che proprio vedi il segnale del serbatoio che stai per finire proprio l'ultimo decilitro, diciamo, di benzina. Noi siamo messi così. Io devo difendere, insieme alla Giunta e al Consiglio Nazionale, che devo dire sono stati tutti molto bravi. Noi siamo un mondo di 12 milioni di persone, peraltro che eleggono democraticamente i loro organi, in un paese dove i risultati sportivi, lei stesso l'ha riconosciuto, sono straordinari, siamo un'eccellenza. È veramente una forma di puro autolesionismo quello che stiamo facendo. Io mi auguro che tutto questo si sistemi. Se non accade, il prossimo esecutivo, purtroppo il destino è ineludibile, perché le carte ormai sono molto chiare, credo che nessuno le possa disconoscere. Ma tutto questo quando si potrebbe verificare? Perché se ho ben capito siamo alla fine di gennaio, cioè insomma fra un poco più di un mese si potrebbe arrivare a questa... Guardi, c'è un esecutivo, c'è un esecutivo del CIO il 27 di gennaio. Tenga presente che il CIO alla fine di ogni board praticamente mandano nel dispaccio delle comunicazioni che sono molto precise, facendo sempre salire il livello di warning, di attenzione. Ultimamente lo stesso presidente Bach del CIO ha scritto, ha incontrato, ha parlato col presidente Conte. Ricordo a tutti che in quel di Losanna il presidente Conte, con all'epoca il sottosegretario Giorgetti, ma devo dire anche adesso il ministro Spadaforo, hanno interloquito con Losanna. Attenzione, non è che il governo italiano disconosce che noi siamo, attenzione, in regola. No, no, riconoscono che siamo completamente, diciamo, fuori dall'ordinamento internazionale. Il problema è che non trovano la quadra politica. Noi stiamo in mezzo e nel frattempo atleti, dire che sono preoccupati, ma non solo preoccupati, non uso una parola perché sarebbe inelegante in televisione, e dire poco. Quello che sta succedendo è una follia. Come se la spiega? La spiego perché purtroppo lo sport innanzitutto fino a qualche mese fa, diciamo un paio di anni fa, era fuori da tutto questo, poi la politica e lo poteva fare, noi siamo contenti che si occupi di qualcosa di diverso, il sociale, l'impiantistica, la salute. Io tutte le volte ho sempre sostenuto che doveva cominciare dalla scuola, soprattutto da quello che il disastro sia delle poche ore curriculari, sia il discorso della mancanza degli insegnanti che poi devono essere laureati in scienze motorie, sia sul fatto delle palestre, invece ha concentrato, diciamo, i propri interessi, non dico altro, nei confronti di una cosa che funzionava. Questo mi sembra purtroppo che siamo in buona compagnia, e ancora di più oggi lo siamo con altri settori del paese, dove è indispensabile che si devono prendere delle decisioni per il bene di tutti. Mi sembra che ci sono anche delle partite aperte con l'Europa, le regole sono molto chiare, però purtroppo non ci si mette d'accordo con tutte le implicazioni del genere. Ma noi però, se il 27, Berconi, se il 27 venisse presa questa decisione, a quel punto diventa una decisione irreversibile? No, non è una decisione irreversibile, però tenga presente che a marzo c'è quello successivo di comitato esecutivo e contemporaneamente ci sono le nuove elezioni del CIO, quindi non credo che nel frattempo possano discutere il caso Italia. E nel frattempo ci sono anche praticamente tutta una serie di tappe di avvicendamento che noi in questo momento non riusciamo a ottemperare, malgrado ovviamente stiamo cercando di fare di necessità virtù.
Le faccio un esempio così la gente che sta a casa si rende conto dell'assurdità che stiamo vivendo. Io 2 giorni fa stavo in ufficio, mi arriva una comunicazione e mi dicono il palazzo, ovviamente dove sta il CONI dal 1946, peraltro in uso al CONI, attenzione, è chiuso dal giorno 23 di dicembre al 7 di gennaio. Io le dico solo che il 23 dicembre avevo 3 appuntamenti, peraltro con delle persone che arrivavano anche da fuori Roma. Io ho detto, ma questo è assurdo, non può un ente pubblico subire da parte di una società quello che sono le imposizioni, però siccome il personale lo gestiscono loro, praticamente siamo costretti a prendere gli appuntamenti fuori. Le vorrei dire che abbiamo gli atleti coi visti, i problemi con le dogane, il tema del Covid, il tema dei protocolli. Avendo perso l'autonomia, addirittura c'è una società esterna che è stata creata ad hoc che gestisce persino gli orari di apertura e chiusura. Ma non si può fare, questo è il problema. Grazie Presidente, buon Natale. Grazie a lei, grazie auguri, grazie per l'invito. Buon Natale, ci sentiamo presto per continuare questo discorso. Grazie.